Buongiornissimo ragazzi, siamo sempre qui su Italian Pro Players ed oggi, visto che qualche settimana fa è stata annunciata la sesta stagione di Camera Caffè dopo 5 anni, oggi, solo per oggi, sono qui con 11 cose che non sapete su Camera Caffè. Lo so che sono poche, ma sono di qualità. Il primo episodio di Camera Caffè è andato in onda il 6 ottobre del 2003. E questo mi fa sentire molto vecchio perché al tempo la vidi in televisione. La sitcom è basata sull'omonimo format francese, esportato poi successivamente anche in Italia, Quebec, Grecia, Polonia, Spagna, Portogallo, Marocco, Australia, Fianna, Lussemburgo, Riunione, e sì, esiste un posto chiamato Riunione, Svizzera, Ucraina, Filippine, Brasile, Serbia e Cina. Cioè, cazzo, una cosa così semplice e stupida ha fatto il botto. Cioè, si sa, le robe più semplici sono quelle più belle. Esistono ben 5 stagioni e 1616 episodi differenti. E io ancora mi chiedo come fa la macchinetta a funzionare dopo 5 stagioni e 1616 puntate, considerando che avrà preso più di 1616 testate. La parte di Silvano fu inizialmente proposta a Carlo Giuseppe Gabardini, praticamente ad Olmo, solamente che fu scartato come ruolo di contabile, però successivamente fu richiamato come regista e sceneggiatore della sitcom. E in tale circostanza si creò il personaggio di Olmo, assente nella versione francese. In tutta la sitcom non viene mai svelato di cosa si tratta la C14. Sappiamo solo che è un prodotto che ha avuto un'evoluzione nel tempo. Infatti, in uno sketch di Camera Caffè nel secolo scorso, Luca non parla della C14, ma della C10, una versione precedente. La sitcom è ambientata per tutte e 5 le stagioni solamente nell'area relax. Solo in un'occasione è stato possibile vedere un altro ambiente, ovvero l'area relax della Digitex. Questo trasferimento di location è dovuto al fatto che la Digitex aveva rubato la loro macchinetta del caffè. E sapete per loro quanto è sacra. E poi provate anche a immaginarvi come può essere finita la puntata. Hanno massacrato di botte quelli della Digitex, gli hanno fregato i pantaloni e gli hanno fatto fare le scale. La C14, oltre ad essere il prodotto principale dell'azienda, è anche la combinazione di tasti da digitare sulla macchinetta del caffè per poter avere un caffè lungo senza zucchero, la bevanda preferita di tutti i dipendenti dell'azienda. Oltre a Luca Pizzari e a Paolo Cacciisoglu, gli altri interpreti inizio sitcom furono unicamente Deborah Villa, Alessandro Sampaoli, Giovanna Rei e Paolo Bufalino, nei panni rispettivamente di Patti, Silvano, Giovanna e Andrea. Questo più che altro perché al tempo non si sapeva se un network avrebbe acquistato e prodotto poi la serie, e quindi non c'era la necessità di completare il cast. In quella circostanza Paolo Cacciisoglu non veniva chiamato Paolo Pitta, ma Pierpaolo Zecchini, mentre il motto di Luca Nervi non era "questo sì che romperà i maroni la direzione", ma a torto o a ragione dà fastidio al padrone, che poi venne riutilizzata anche in qualche puntata. Il nome dell'azienda non viene mai citato in nessuna puntata. Quando ci si voleva riferire ad essa si utilizzava il termine o ditta o azienda. Però solo in uno sketch dell'episodio pilota, mai trasmesso e visibile solo nel backstage del primo DVD di Camera Caffè, Luca si presenta in ufficio avendo sognato la notte prima l'esistenza di una telecamera dentro la macchinetta del caffè. Quindi si mette davanti ad essa e racconta alcune cose della ditta. E nell'occasione dichiara il nome dell'azienda. E quindi adesso mettendo un po' di musica di sospansa. Il nome della famosissima ditta di cui nessuno ha mai saputo il nome è la Tondello SPA. E qui ragazzi si svela un mistero che è andato avanti 5 stagioni. La mamma di Silvano ha ben 65 anni, solamente che stranamente ogni anno continua a compierne 39 e il figlio ogni anno continua a crederci, anche se lui adesso ne ha 30. E quindi le opzioni sono due: o c'è la mamma un po' zoccola che diciamo ha avuto il ciclo anche abbastanza presto, oppure mio caro Silvano è ora che te la svegliata. E per concludere possiamo vedere che tempo fa la Patty e il dottor Geller andavano a scuola insieme e anche come era allora diciamo che il nostro guidino c'aveva il suo bel testone e anche al tempo era talmente grande che i suoi compagni lo chiamavano Eclisse, perché dove passava lui si oscurava pure il sole. Va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero che come sempre mi meriti un like per il lavoro che vi porto. Lo so che non è il solito video di Yugi, però raga, fatevela via bene, ve l'ho detto, vi porterò anche altro. Vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare la nostra pagina Facebook, dove quando c'ho tempo mi ricordo di caricare qualcosa. Il mio profilo Instagram per vedere cosa sto facendo e a cosa sto lavorando. E forse trovate pure il canale Telegram, andate a vedere perché forse ce l'ho messo. Quindi ragazzi, bella e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.